stato informato qui alla scuola con le ricette di cui si parlerà. Aiuto? Io vado al sindrome. Ok, eccoci. Allora, facciamo chiacchiere sul cibo. La prima cosa che vi voglio raccontare è un po' il panorama storico dell'epoca settecentesca a livello di cucina. Siamo in una fase di rivoluzioni, mettiamola in questi termini, a livello storico, anche in cucina. La cucina del Settecento è una rivoluzione gastronomica, come... Aspettate, devo cambiare diapositiva. Sì. Ok. È una rivoluzione gastronomica perché in questa epoca storica succede un po' di tutto. Noi veniamo da un passato dal punto di vista culinario che è quello medievale e rinascimentale, che è caratterizzato da sapori molto particolari, molto distanti da quelli che noi immaginiamo adesso al palato. Per esempio c'erano sapori forti, contrastanti, molte spezie, il dolce e il salato erano mischiati, non c'era un ordine nelle portate. Il sapore della materia prima scompariva nel caos generale di quello che veniva inserito. Nelle varie cotture c'erano 5-6 cotture di un piatto, quindi alla fine si arrivava ad avere in tavola dei prodotti che erano decisamente contraffatti rispetto alla materia prima di partenza. Questo era il passato, si viene da questa situazione culinaria generale e si approda a questa fase settecentesca in cui cambia un po' tutto. Inizia a prevalere il sapore della materia prima, cioè se io voglio cucinare un pesce devo arrivare alla fine a sentire il sapore del pesce nel piatto, perché nel Medioevo rischiavo di trovarmi il pesce talmente lavorato e talmente modificato nei sapori che mi sembrava di assaggiare un dolce. Cioè alla fine non si capiva nulla, è il particolare della cucina medievale, è anche una cucina affascinante da assaggiare, voglio dire, perché ha delle sue caratteristiche, Pietro è contento infatti, perché ha delle caratteristiche che vanno provate dal punto di vista gustativo, però sono molto molto distanti dalla cucina che conosciamo noi oggi. Invece questa qui, questa cucina nel Settecento, comincia a passare un po' in disuso e cominciano a entrare sapori più freschi, verdure, prodotti che si conoscevano ma non si utilizzavano, tipo quelli americani. Tutte queste caratteristiche, diciamo, che poi vi spiegherò meglio, fanno sì che cominci a cambiare un po' tutto. Quindi i sapori sono più freschi, il sapore delle materie prime si sente. E poi nasce un po' una commistione tra cucine, in particolare tra quella francese e quella partenopea. Perché quella francese? Perché a corte vigeva la regola che la cucina per eccellenza era quella francese, tant'è che c'erano i monsù a corte, c'erano i cuochi francesi, i monsieur, che poi tradotti in lingua napoletana diventavano monsù. Allora, la cucina francese la faceva da padrone. Però pian piano entra in questa tipologia di cucina più colta, raffinata, ricercata, la tradizione partenopea, quindi la tradizione legata all'uso del pesce, delle erbe fresche, delle verdure fresche, tutta un'altra tipologia di sapori che entrano, si uniscono con la cucina francese e quindi si crea qualcosa di nuovo e di invitante, di piacevole al palato. I gâteaux e i vignets, come dico qua, si mescolano con i maccheroni e le frittelle, quindi c'è una commistione di sapori che però si avvicina molto di più a quella che conosciamo noi ora. La cucina poi, in questa fase storica, diventa appannaggio anche dei borghesi. Perché? Perché fino ai periodi precedenti la cucina era o una cucina di corte, quindi super ricca, che ostentava il potere del signore anche attraverso l'uso di spezie, di prodotti molto ricchi, molto costosi, oppure era la cucina dei poveri, la cucina del popolo. Il popolo utilizzava il prodotto che riusciva a coltivarsi, utilizzava i legumi, utilizzava le erbe, però era una cucina molto povera ed era una cucina non documentata in nessuna maniera. L'unica cucina documentata era quella di corte, però era veramente una cucina che aveva una distanza abissale rispetto a quella popolare. Invece adesso, in questa fase storica, nasce anche la necessità da parte dei borghesi arricchiti di ostentare questa loro ricchezza, questo loro benessere
anche attraverso una cucina che non sia la cucina di corte, quindi eccessiva sotto tanti profili. Poi vi farò vedere il menù di un banchetto a corte e c'è da impazzire, perché la quantità di pietanze è veramente esagerata. Però ci si vuole distaccare dalla cultura prettamente popolare, anche a livello culinario, si vuole presentare qualcosa di più, si vuole avere una cucina attenta ai costi, ma che però ostenti una certa ricchezza, sia un pochino ricercata. E da qui quindi abbiamo la presenza di ricettari che sono più alla portata di tutti, non sono più ricette così improponibili, impossibili da realizzare se non dai cuochi di corte, quindi con una conoscenza eccellente della cucina. È una cucina meno raffinata, ma è molto gustosa, ricca di salumi, di formaggi, di fritti, di arrosti, quindi tutte cose che ci fanno venire l'acquolina in bocca. È una cucina veramente nuova, appunto rivoluzionaria, ed è alla fin fine anche una cucina extraterritoriale, ma legata alle materie prime del territorio. Cioè è una commistione di un po' tutto, extraterritoriale perché si viaggia di più, le cose arrivano più velocemente, quindi ci sono prodotti che vengono veramente da lontano, però ci sono anche, c'è anche lo sfruttamento di quelli che sono i terreni e le attività agricole per avere vicino certi prodotti che magari invece non sarebbero così di facile reperimento, come per esempio alcuni prodotti particolari, l'ananas per esempio. A San Leucio si coltivava l'ananas perché si cercava di farlo anche a livello proprio territoriale, quindi un extraterritoriale che si mischia con il territoriale. E poi, come vi dicevo, una ricchezza di vegetali, erbe fresche, brodetti e gelatine, sono tutti prodotti che vengono sì dalla cucina francese, ma che sono più semplici, più veloci da fare. Prodotti americani intendo patata, pomodoro, poi ve lo spiegherò meglio, le patate e i pomodori c'erano sin dalla scoperta dell'America, ma pochi si sognavano di mangiarli. C'erano e basta, il pomodoro era ornamentale, la patata forse la mangiavano quelli più poveri, ma non era un piatto che veniva considerato valido per la corte, per esempio. Poi è l'epoca dello zucchero, dei gelati, dei dolci di credenza. Vincenzo Corrado scrive un intero libro sui dolci di credenza, quindi sui dolcini che possono essere conservati, biscottini, torte, cioccolato, insomma tante cose, che tanti sfizi che alla fine vengono approfonditi, vengono arricchiti proprio in questa fase storica particolare, dove anche lo zucchero è molto più disponibile rispetto alle epoche precedenti. Nel Medioevo funzionava il miele fondamentalmente, poco lo zucchero, adesso c'è lo zucchero di canna, quindi si riesce anche a fare i dolci e a renderli un pochino più simili anche a quelli che conosciamo noi oggi come gusto. Passo oltre, questa è la descrizione generale della cucina del Settecento, qualche immagine dal presepe della Reggia, perché? Perché si vede proprio, l'ho messa uguale, oh che idiota, vabbè, ne volevo mettere una che era questa appunto con le verdure, se vedete ci sono tutte le verdure esposte, perché come vi dicevo è l'epoca delle verdure fresche, e poi ce n'era un'altra invece con una bellissima taverna con tutti i caciocavalli appesi e i salumi appesi, quindi per far vedere come c'è appunto questa ricchezza di questa presenza forte di salumi e formaggi, insomma, in questa fase storica. In particolare, adesso ragioniamo sulle materie prime. Allora, come vi ho detto, la cucina di corte è una commistione tra tutte queste cucine, queste tradizioni. Da dove arriva la materia prima per realizzare tutto questo popò di cose che vengono poi presentate a corte? Io ho scritto chilometro zero. Perché? Perché l'idea fondamentale che reggeva tutta la cucina di corte era quella di avere materie reperibili da vicino. Quindi non si doveva andare chissà dove a prendere le cose, si doveva avere una grandissima varietà di prodotti ma tutti vicini. E quindi che cosa si è studiato? Un lavoro, diciamo, di produzione di tutte queste materie collocato nei siti reali, che poi vi farò vedere con la mappa. Da dove prendiamo noi le informazioni relativamente alle materie prime che si usavano all'epoca? Come vi dicevo, dai siti reali e poi dagli inventari. Ci sono gli inventari di diverse case, di diversi palazzi che ci raccontano quello che c'era nelle cantine, quello che c'era a disposizione, e quindi da qui noi ricaviamo quali erano le materie prime tipiche del periodo. Allora, questa è la nostra mappa. La mappa dei siti reali, nei dintorni di Caserta però, questa è solo quella nei dintorni di Caserta, perché poi c'è tutta la parte del napoletano, altri siti reali. Qual era l'idea della corte? Allora, lavoriamo sui luoghi vicini in modo da avere la maggior quantità di prodotti possibili, reperibili per la corte,
e nello stesso tempo diamo un grandissimo incentivo all'economia, che comunque non funzionava benissimo, diciamo, c'erano grosse sacche di povertà. Allora, qual era l'idea? L'idea era: lavoriamo sui siti reali, facciamoli diventare delle aziende agricole, dove un po' di prodotto viene ovviamente utilizzato per la corte, quindi viene mandato a corte, ma l'azienda agricola può vendere il prodotto all'esterno e quindi diventa una strutturazione economica come la possiamo conoscere noi ora. Questo fa sì che il territorio torni a rinascere, perché ci sono posti di lavoro, perché ci sono luoghi dove si possono andare ad acquistare i prodotti che vengono realizzati in loco. In particolare, guardiamo la mappa, abbiamo ovviamente San Lencio e dietro il Bosco di San Silvestro, poi diciamo un attimo che cosa si poteva trovare in ogni sito reale. Poi abbiamo il Carditello, chiaramente la reggia di Carditello, abbiamo la reggia di Caserta, i luoghi dietro la reggia di Caserta, quindi la peschiera, la zona del boschetto, poi vi faccio vedere, vi dico un po' in linea di massima che cosa si poteva trovare a livello di cibo proprio in questi luoghi. Poi abbiamo due siti magari meno conosciuti, la Reale Caccia di Caiazzo, quindi la zona, diciamo, Piana di Monteverna, questa zona un pochino più pianeggiante, e poi abbiamo il Real Sito della Lanciolla, sempre in questa zona qua attorno a Caserta, che penso si conosca un po' meno perché in realtà ora non esiste più. Praticamente è una zona che si vede dal centro commerciale Campania. Se si guarda alle spalle c'è una zona coltivata, ci sono i ruderi di quello che rimane del Real Sito della Lanciolla, che doveva essere molto affascinante in realtà, perché doveva assomigliare alla casina vanvitelliana che sta sul Fusaro a Bacoli, perché c'era tutto allagato, la zona era tutta allagata perché c'erano dei canali e c'era l'allagamento dei terreni, c'era tutta una zona di caccia del re che era completamente allagata, a queste casettine, ce n'erano tre di casettine reali che sorgevano sull'acqua, si arrivava soltanto con delle piccole barche, delle piccole imbarcazioni che si chiamavano lance, quindi da qui il Real Sito della Lanciolla. E questo sito era fondamentalmente, a parte molto carino secondo me da vedere, anche perché le strutture in sé prevedevano dei luoghi di riposo per il re, e c'era addirittura il letto sospeso, ci sono ancora i ganci che fanno vedere che c'era il letto sospeso per il re, sospeso da terra. E poi c'era questa particolarità che erano casettine che affioravano dall'acqua, quello era solo un real sito di caccia. Fondamentalmente il re, come sappiamo, amavano moltissimo la caccia, e quindi tutti i real siti che vi ho nominato erano prevalentemente siti di caccia, perché il re li utilizzava proprio per questa sua passione. Però poi si amplia il panorama, si allarga. Prendiamone uno per esempio, la Real Tenuta di Carditello. Allora, famosissima per gli allevamenti di vacche di varie tipologie, vacche e bufale, e per la presenza del caseificio, quindi trasformazione del latte, realizzazione di mascarponi, stracchini, mozzarelle, formaggi di vario tipo. Una particolarità, erano presenti anche delle vacche di razza lodigiana, perché al re piaceva il parmeggiano, che si faceva giustamente nella pianura padana, però siccome non ci piaceva importare le cose dal di fuori, preferiva che si riuscisse a creare lo stesso tipo di formaggio anche in loco, quindi aveva importato 5 minuti, mamma mia, aveva importato la razza lodigiana nel casertano. Perché? Perché voleva fare il parmeggiano, e il parmeggiano veniva fatto proprio nel Real Sito di Carditello. Non vi parlo di San Leucio famosissima per legumi, vini, ulivi, la vigna del Ventaglio famosissima, c'era una pecoreria, c'era un caseificio, c'era una maccaroneria, quindi la fabbrica di produzione della pasta, quindi c'era veramente di tutto. Vado avanti perché sennò non faccio in tempo a raccontarvi il resto. I siti reali, primi luoghi, poi ci sono, questa è un'immagine di caccia perché a me piaceva cacciare, come vi dicevo, quindi... Gli inventari. Dagli inventari noi ricaviamo questo, per esempio, del 1768: vino, olio, aceto, caciocavallo, provole, una verrinia, un capocollo, quindi prosciutti, maiale, carne di maiale. Poi verdure, nella parte sotto evidenziata in grassetto. Come vi dicevo, prevaleva l'utilizzo delle verdure fresche rispetto alle epoche precedenti, e infatti questo qua, che era la dispensa di un ortolano in realtà, quindi rimane segnato che cosa c'era in casa, perché erano verdure da rivendere in realtà, però
ravanelli, lattughe, cipolle, alberi, broccoli, torzelle, che sono tipo di cavoli, cetrangoli, cioè le arance, quindi un po' di tutto come verdura fresca. Questa è l'immagine della bottepuzza che vi dicevo prima, con tutti i formaggi appesi e le carni. Poi vado oltre, questo qua invece la frutta fresca, le verdure, eccetera, sempre dal presepe della reggia. Altri inventari, lardo, grano, vino rosso e bianco. Questo in particolare è quello del Palazzo Vescovile a Falciano, dove si cita, come vedete, anche il vino rosso e il vino bianco, chiaramente molto amati all'epoca. Però guardate la particolarità, oltre al vino rosso e bianco, la Malvasia, quindi citato proprio il Borgogna, quindi citato il vino francese proprio, che chiaramente andavano per la maggiore i vini francesi, Moscato rosso e Moscato bianco, però guardateci anche la birra, quindi dobbiamo immaginarci che sebbene fosse una bevanda di secondo livello, diciamo, rispetto al vino che andava per la maggiore, però anche la birra veniva consumata e anche prodotta nella zona di Napoli soprattutto. Passo oltre, questa è un'immagine con appunto i maccaroni, come vedete, perché le maccaronerie erano molto in voga. Vino o birra? Il vino era molto amato, come vi dicevo, però anche la birra viene apprezzata. Quali sono i vini? I vini sono i vini francesi, però ci sono anche gli autoctoni locali. La vigna del Ventaglio, per esempio, ha soltanto autoctoni locali: Lagrima Rosso, Aliatico, Aglianico, Zibibbo, Piedimonte, Lipari, Asprinio, cose che conosciamo anche noi adesso. Il Piedimonte dovrebbe essere il nostro Pallagrello attuale. L'Aglianico lo conosciamo, Lagrima Rosso lo conosciamo, Aliatico lo conosciamo. Tutti i vini che conosciamo anche noi ora, che sono vini autoctoni del territorio, che si accompagnano ai classici vini francesi, il Borgogna, il Bordeaux, Champagne, i Sauternes, i classici vini dolci francesi, insomma, c'è veramente un po' di tutto. Vado oltre. La ricetta del vermouth, scusatemi, non l'ho più trovata, c'era un'immagine di un documento che riportava scritto a mano la ricetta del vermouth, che voi conoscerete tutti come vino piemontese, immagino. È un vino aromatizzato, molto particolare, che però piaceva ai reali e quindi veniva fatto anche in questa zona. E c'è la ricetta con tutto l'elenco delle spezie che va inserito. Le uve vernotiche sono quelle che si usano per fare il vino di base, però il vino di base veniva poi arricchito da moltissime spezie. Passo oltre, patate, pomodori, cioccolato e caffè, ecco i prodotti americani, sono finalmente sdoganati, cioè possono entrare in cucina. La cioccolata spopoli, Vanvitelli per esempio è un amante della cioccolata, cita la cioccolata in un miliardo di sue lettere. Il caffè diventa il simbolo di un'epoca, si inventano un mare di ricette con le patate, c'è addirittura il trattato delle patate di Vincenzo Corrado, per uso di cibo, dice, specifica, dice, non vorrei mai che pensaste che dovesse usarle per tirarvele in testa, no, si mangiano, anche se voi non ve lo immaginate, ma si mangiano, scusatemi, finisco con le patate. Qua avevo preso alcuni esempi di ricette con le patate per far vedere che funzionano, vi devo parlare prima di finire di Vincenzo Corrado, ve l'ho citato qua e là velocemente, il cuoco di corte per eccellenza del periodo, il riformatore per eccellenza, perché è lui che unisce questa cultura francese con quella partenopea. I suoi ricettari, quindi il cuoco galante, il credenziale di buon gusto, sono la combinazione di queste due cucine, quindi la novità dell'epoca è raccontata decisamente nei suoi ricettari. L'ultima cosa, questo è un menù di corte preso da un ricettario di Vincenzo Corrado, vi ho preso quello del mese di marzo, perché noi siamo a marzo, giusto per farvi vedere quanta roba c'era sulla tavola a corte, ok? Quindi Vincenzo Corrado alla fine mette molti menù perché dice ve li organizzo già, perché così sapete un po' come regolarvi quando dovete fare un pranzetto a casa con qualche ospite. Allora, ci sono una trentina di prodotti nella prima in bandigione e un'altra trentina nella seconda, cioè in bandigione è la tavolata in cui si mette tutta questa roba insieme e poi si mangia tutto assieme quello che si vuole, ma sulla prima tavolata ci sono 30 pietanze diverse, sulla seconda altrettante, quindi è una cucina di corte che si avvicina molto a quella medievale, piena di carni per esempio, molto pesante alla fine, quindi, però ricca anche di verdure, quindi la cucina di corte in realtà sì, è la cucina nuova, è la cucina delle patate, del prodotto nuovo, del prodotto fresco, però sempre molto legata alla tradizione medievale, super ricca, super affascinante, che ostentava il potere proprio attraverso appunto questo. Diversa è quella che citava prima Maria Rosaria, il menù della locanda della Costa, che ho citato anch'io perché è più scarno, vedete, rispetto al menù di corte, però è un menù più borghese, diciamo, ok, più vicino a quella fascia di borghesia di cui vi parlavo prima. Qui a buffet.
Qui a buffet secondo me sì, nel senso che anche qui si poteva mangiare tutto, però scegliendo da un buffet. E anche prima, in Sì. realtà, il fatto del buffet non è molto chiaro come funzionasse, perché il tavolo, lo dico perché è una curiosità, il tavolo non è ancora presente proprio in maniera stabile come lo conosciamo noi per mangiare, cioè seduti al tavolo con le porcellane, eccetera. Si usava a corte spesso, durante i balli soprattutto, avere le sedie a fianco del muro ed essere senza tavolo, quindi c'erano queste grandi imbandigioni, poi ti mettevano il piatto sulle ginocchia, ovviamente un piatto d'argento, non di porcellana, se no rompevi, e poi dovevi andare tu a prenderti qualche cosa. Quindi diciamo che si viaggiava ancora su questa scomodità esagerata della collocazione sulla sedia al posto che il tavolo. E ultima cosa, vabbè, questi sono sempre i menu della locanda, questa è sempre un'immagine dal presepe. Ultima cosa su Vanvitelli, cosa mangiava Vanvitelli? Noi abbiamo fatto un ragionamento legato alle lettere, perché l'unica cosa che noi possiamo ricavare come informazione da quello che piaceva Vanvitelli è la corrispondenza che lui aveva con il fratello a Roma. Allora, l'unica cosa che posso dirvi con certezza assoluta è che era un amante del cioccolato, in particolare tutta la cioccolata che veniva da Roma tranne quella del Portogallo, perché non gli piaceva per niente. Gli piaceva partecipare ai banchetti a corte, quindi gli piaceva la carne. Amava i tartufi e amava le verdure, verdure di vario tipo, perché le cita tante volte, addirittura vuole che gli si mandino le sementi da Roma, forse perché a Napoli le sementi non gli piacevano proprio. Quindi la verdura che c'era a Napoli gli piaceva un po' meno, se le faceva mandare da Roma. Diciamo che possiamo dedurre molto timidamente che Vanvitelli era un amante della buona tavola, per quanto fosse possibile capire dalle lettere e vincere dalle lettere. Lasciamo la domanda. Scusatemi. Lasciamo la Sì, domanda. prego, avete delle domande? Tutti, ecco, questa è finita qua. C'è quanto colesterolo arriva. Infatti, secondo me era veramente una situazione tragica perché la quantità di carne comunque assunta era notevole. Più che il colesterolo, ma la gotta, esatto, infatti, gotta assicurata. Colesterolo, può darsi, insomma, erano menù sicuramente non equilibrati. Questo sì. Le tecniche di cottura? Ah, l'allevamento, ah, beh, questo sì, sicuramente. Vabbè, poi consideriamo anche che c'era molta selvaggina, tra la carne, non erano carni di allevamento. Entrano adesso le carni di allevamento nella cucina, però fondamentalmente a lei piacevano i fagiani, le lepri, i cinghiali, i cavalli, sì. Sì, sì. No, è una cucina molto molto ricca, però ripeto, guardate che va molto meglio rispetto alle epoche precedenti. Cioè l'epoca del Medioevo era il maiale vinceva su tutto, insomma, il maiale, il lardo e tutto quello che poteva derivare, insomma. Quindi adesso veramente già c'è un grosso cambiamento rispetto al precedente. Questa introduzione delle verdure si fa sentire proprio, e anche della pasta, si fa sentire nel menù. Per esempio c'è un capitolo intero di Vincenzo Corrado che si intitola Del vitto pitagorico e parla solamente di ricette fatte con verdure e legumi. Quindi una novità assoluta, diciamo, rispetto ai precedenti. Grazie. Grazie a voi. Io, no? 300 Vanvitelli, considerazioni antropologiche. Innanzitutto grazie a Pietro e a tutti gli altri per avermi voluto qui, anche se mi trovo un po' spaesato, diciamo, cioè, normalmente non è. Diciamo che il mio ambito è un po' diverso da questo, facendo l'antropologo, quindi insomma, calarsi in questa storia. Ma certo, ma figurati. No, ma tra l'altro io devo ringraziare chi ha parlato prima di me, perché praticamente mi ha lanciato, mi ha lanciato la palla, perché ha citato le lettere, che chiaramente è quella parte di Vanvitelli che, diciamo, va un pochettino oltre all'aspetto, diciamo, tecnico, eccetera, e si acchiappa in qualche modo anche il Vanvitelli uomo, si acchiappa anche quello che Vanvitelli rappresenta all'interno delle cose. Quindi mi sento un pochettino più nel mio quando andiamo a leggere questo epistolario. Qua, secondo me, però è doveroso subito fare le citazioni bibliografiche, che
chiaramente è possibile leggere i ristorari perché c'è gente che ha fatto un lavoro notevolissimo e penso sia doveroso citare Strazzullo e l'edizione che ha fatto, così come anche il lavoro di Gian Frotta, pubblicato successivamente, che comunque fa riferimento a scritti di Van Vitelli. E il presupposto da cui parto nella relazione che propongo è proprio questo, insomma è molto banale, cioè le lettere offrono anche uno spaccato intimistico, non solo ed esclusivamente quel quotidiano professionale a cui siamo abituati. Questo dal mio punto di vista consente una serie di riflessioni, certo non arrivano poi a dei livelli conclusivi, insomma, riflessioni su eventi, su modi culturali, su preferenze individuali. Il passaggio sulla cioccolata è delizioso in tutti i sensi, insomma, e anche manie che si riconducono quindi a una specie di analisi antropologica del contesto in cui Van Vitelli è calato. Ora, al di là del fatto che nelle lettere, nelle epistolari è possibile ricavare degli accenni o delle anche delle virgolette, ricostruzioni di alcuni elementi folclorici, per esempio il presepe, la devozione popolare, le feste, l'epistolario offre anche spunti di riflessione su temi connessi alla percezione della salute. Insomma, il buon Van Vitelli non sa se stesse proprio bene, insomma, e molto spesso nelle lettere a fratello appunto cita che sta male, che va alle terme, eccetera, eccetera. Ischia, appunto. E così come nelle lettere viene fuori in maniera molto forte la passione di Van Vitelli per il gioco del lotto, che però non ha mai vinto niente, insomma, lui lo dice a un certo punto di una lettera. E l'intero epistolario poi è pervaso da quelle dinamiche, da quelle tensioni che in termini moderni potrebbero essere definite familistiche, se non clientelari, ma che ovviamente però vanno poi contestualizzate ed eventualmente interpretate. Da questi spunti che si possono evincere dalle lettere di Van Vitelli, poi vengono fuori magari domande un po' più di natura epistemologica, vale a dire: può essere considerato Van Vitelli quello che in antropologia è definibile come informatore, cioè qualcuno che ti fornisce le informazioni sul contesto culturale? È rappresentativo di quale cultura, quella egemonica? Ha senso parlare di cultura egemonica nel periodo vanvitelliano? Ha senso parlare di folklore nel periodo vanvitelliano? E questo è un po' quello che cercherei di suggerire in questo mio intervento. La trascrizione di Strazzullo ci porta a 1431 lettere scritte in un arco di circa 18 anni, per lo più a fratello Urbano, come è già stato detto, arrivano fino all'aprile del 1768, l'anno in cui quel fratello si trasferisce. E mentre Gian Frotta parla, ci porta altri manoscritti, circa 300, che arrivano fino a poco prima della morte di Van Vitelli. Strazzullo ricorda una cosa che secondo me è importante da tenere a mente, vale a dire che chi si aspetta di trovare all'interno delle lettere chissà quali svolazzi ed ornamenti retorici rimane deluso. Van Vitelli è un uomo pratico, è un uomo che tira proprio al sodo e va avanti in questo modo. Però è altrettanto vero che sono presenti accenni ed accenti che certamente forniscono delle informazioni e qui cercheremo di lavorare. Faccio subito un esempio in modo tale che Strazzullo parla di in questa lettera, che è la numero 1386, Van Vitelli parla di descrivere una scena popolaresca. Chiaramente poi qua occorrerebbe fare discussioni sugli termini, però non ha molta importanza, almeno in questo momento, casomai dopo. Van Vitelli descrive al naturale le preghiere rivolte a San Gennaro da una folla di popolani spaventati dall'eruzione del Vesuvio. Queste sono le parole di Strazzullo. Ma Van Vitelli le descrive così: e siccome si ritardava ad ottenere la grazia della cessazione
del tuono e dell'erabe, fu una donna che levò dalle spalle del busto di San Gennaro il mezzo pidiale, dicendo: «Cadi in goppa a noi la cenere, la provi esso pure, che fa lo tuosto che non ce faccia per la grazia del burim». E più avanti, dopo altre descrizioni di questo genere, Vanvitelli sottolinea, e cito testualmente: «Ma il fatto fu che istantaneamente ha cessato il flagello, il monte cessò di tuonare, di mandare centere, e fino ad ora che scrivo altro non è accaduto». Più avanti, nella stessa lettera: «Spara, spara, che può essere acciso, togli», rivoltò il tergo questo Lazzarone, «battendosi sulle nani, sulle natiche, mo viene lo masto iennar, mannaggia le morti tuoi», rivolto al Vesuvio. E ancora, sempre nella stessa lettera, Vanvitelli sottolinea: «Insomma, nell'orrore è convenuto di ridere a molti, ma la grazia l'hanno ottenuta perfettamente ed istantaneamente». Naturalmente questa non è quello che viene considerato una descrizione etnografica, no, naturalmente, però dà qualche elemento, fornisce qualche informazione. Al di là di tutto, a me sembra evidente che agli occhi di Vanvitelli viene fuori, e lui la avverte come tale, quello che oggi si chiama religiosità popolare, per distinguerla dalla religiosità, per così dire, ortodossa, insomma. E questa religiosità è espressa dai Lazzaroni, altro termine che poi anche qua bisognerebbe eventualmente spiegarlo, o meglio, bisognerebbe studiarlo, con l'uso di epiteti, di gestualità che certamente non sono ortodosse, appunto, ma da cui si evince questo rapporto diretto, ancora una volta familistico, con il santo, che è definito masto, è definito nuostro, cioè c'è un rapporto estremamente caldo. Quello che a me personalmente ha colpito è questo fatto che lui in due punti della lettera chiaramente dice che la grazia è stata ottenuta perfettamente ed istantaneamente. Quindi immaginate questo doppio livello del discorso, no? Vanvitelli che da un lato prende le distanze dai Lazzaroni eccetera eccetera, dall'altro dice però la cosa ha funzionato, insomma, cioè, quindi. E a me fa venire in mente, ovviamente è una suggestione, non c'è un rapporto, cioè sarebbe una cosa da andare a verificare, ha fatto venire in mente il famoso «non è vero ma ci credo», che appunto, nonostante l'eterodossia delle preghiere, la grazia poi viene concessa. E va messo in risalto che questo è proprio il periodo del «non è vero ma ci credo», è il periodo in cui la iettatura, secondo l'analisi di Ernesto De Martino, frutto dell'illuminismo partenopeo, viene in questo momento. La iettatura che viene descritta tra l'altro da un signore che nacque da queste parti, Nicola Valletta, in quel testo «La cicalata» o «Fascino sul...». Ma questo è un dibattito che nella Napoli di quel periodo c'ha una lunga durata, cioè non è una cosa che viene fuori con Valletta, no? Al di là del fatto che ci sono riferimenti già storicizzati nel XVIII secolo, come Della Porta, Vairo, Sannazzaro, lo stesso Bruno, ma più direttamente collegati a Valletta c'è Cataldantonio Carducci, c'è Filippo De Martino, Antonino Schioppa, Gian Leonardo Maruggi e soprattutto Giuseppe Cirillo, che era considerato il mentore da parte di Valletta. Ancora una volta, ripeto, questo strano atteggiamento, no? Da un lato di lontananza, ma dall'altro di vicinanza. Il culto di San Gennaro è citato diverse volte nelle lettere da Vanvitelli, in almeno 7 lettere. Abbiamo già 5 minuti, cioè abbiamo... che secondo me, per fare una riflessione su questo, c'è una lettera del 1764 che ha a che fare con una micidiale carestia con gravi conseguenze sanitarie. Non la leggo tutta, leggo soltanto perché leggo soltanto questa parte che dice: «Si levò in piedi un Lazzarone che con voce magnifica disse a tutti: zitto zitto, che a buoi riceveria. Sante Giannaro, guappone nostro, tu non ci puoi fare la grazia di dacere lo grano. Ti sei fatto pigliare a mano da non 7 paniello in faccia a teina, che sino guappo. Santo Catiello, santo vescovo, martire e padrone del luogo, ha provveduto castello a mare, che ci ha mannato una nave di grana in faccia a teina, che sino guappone».
Non so se si è capito quello che si sta dicendo, cioè nel rapporto familistico, personalistico tra l'orante e il santo, qua adesso si scende anche ad un altro tipo di livello, non è soltanto il rapporto proprio diretto, molto eterodosso, ma viene suggerita anche una sorta di graduatoria, insomma, no? Allora c'è San Catello, che è il padrone di Castellammare, che è definito sette panella. Che si intende per sette panella? Si intende il servo che viene pagato una panella al giorno, vale a dire l'ultimo delle cose. E invece, appunto, mentre lui ha fatto la grazia, Gennaro ancora non si decide a farlo. E anche in questa lettera lui continua a parlare della gran fede, della massima ignoranza e del risultato. Cito molto molto velocemente, saltando una serie di riferimenti, altri spunti che vengono fuori, per esempio dalle lettere, sono queste citazioni della festa della cuccagna. La festa della cuccagna è una ci sono lunghi studi al riguardo, insomma, ricordo soltanto che l'idea della cuccagna, tra l'altro un gioco estremamente pericoloso che, come descrive Alessandro Dumas, a un certo punto in un'occasione portò qualcosa come 80 morti, più di 300 feriti, consisteva sostanzialmente in queste gigantesche macchine costruite per lo più dai nobili, in cui il popolino era invitato a salire e poi dovevano fare una serie di prove per raccogliere e prendere questi beni, soprattutto alimentari, con tutto quello che ne viene fuori. Altra cosa, sempre abbastanza rapidamente, un altro accenno ha a che fare con il presepe, ma non il presepe, diciamo, quello a cui noi siamo abituati, ma quello che è definito il presepe che si friccica. Il presepe che si friccica, se vogliamo avere un'idea, è molto vicino al presepe vivente, ma ha ancora una volta però delle connotazioni estremamente ironiche, estremamente sarcastiche, estremamente forti. Ma ripeto, poi se queste avranno mai una luce nella relazione completa, vedrete tutti i vari riferimenti in maniera un pochettino più specifica. Allora, qua torniamo alla domanda che dicevo prima: possiamo prendere Vanvitelli come in qualche maniera un informatore di natura folclorica? La risposta è ovviamente no, per tutta una serie di motivi, insomma. Prima di tutto perché ci dà degli accenni, non è che fa un resoconto per cui poi viene fuori, ma poi soprattutto perché in questo periodo l'idea di folklore non esiste, cioè non esiste, non è proprio avvertito. Tenete presente che proprio in questo momento in Scozia, in Inghilterra, stanno cominciando ad essere scritti i canti di Ossian, con tutta l'ambiguità che porta. Vengono fuori The Relic of Ancient English di Thomas Percy, e un po' più avanti verranno fuori i tedeschi con Brentano, con i Fratelli di Grimm, cioè che stanno inventando in quel momento la scienza del folklore, e la stanno inventando perché hanno uno scopo molto preciso, che è lo scopo romantico, nazionalista, perché devono... In Italia la cosa funziona un pochettino meno, quando ci prova Tommaseo sbatte il muso su di un palo in maniera abbastanza vera, per cui non riesce a trovare questo prodotto culturale unificante su cui si potrebbe gestire un'idea di nazione. Concludo dicendo questo sostanzialmente. Allora, se è vero che noi non possiamo certamente immaginarci un Vanvitelli etnografo, è veramente un po' una contraddizione in termini, però è altrettanto vero che dalle lettere vengono fuori una serie di suggerimenti che secondo me andrebbero seguiti, e qua invoco quello che dovrebbe essere una collaborazione tra gli storici e gli antropologi, che fortunatamente recentemente trova una sintesi in quella che è l'antropologia storica dalle Goff in avanti, in cui possiamo vedere sulla lunga durata quelli che sono degli istituti culturali. Ho fatto l'accenno e tale lo lascerò come accenno, ma per me una delle cose più interessanti nella lettura delle lettere è proprio quell'accenno sul familismo, quell'accenno sul clientelismo, che è già stato studiato, Galasso ci ha lavorato, eccetera, eccetera.
ma quello è per me una delle tante occasioni che possono essere sfruttate leggendo e rileggendo Vanvitelli. Grazie e perdonate la fretta. No, e fra le lettere di Vanvitelli ci sono quelle che lui scrive da Casamicciolo al fratello. Certo. E in questo si attarda a descrizioni che tu forse puoi chiamare di tipo. Sì, sì, ma infatti. Detto, no, lui descrive le persone, sì, le donne sono alte, quelle alte invece sono così, descrive gli usi, i costumi, anche il modo di come i turisti venivano portati. Dalla marina alle terme che stavano verso in alto, e quindi questo approccio io lo trovo molto originale e sicuramente si combacia con la storia, quindi è ricchissimo, cioè hai aperto appunto una... Io ti ringrazio, Rosa, e volevo soltanto aggiungere che tra l'altro a me una delle cose che faceva quasi tenerezza nel leggere le lettere, io ci ho visto un ipocondriaco della miseria, insomma, era uno che proprio, cioè, c'aveva dei problemi da questo punto di vista, però voglio dire, adesso al di là delle mie valutazioni, no? Appunto. Perché doveva funzionare, però proprio questo, anche qui, un suggerimento di analisi, cioè, ma che tipo di storia delle medicine ci possiamo inventare in questa storia? Che tipo di antropologia medica ci possiamo inventare? Sono interessanti. Lui era un assiduo frequentatore. Perdonate. Che ci voleva l'acqua fredda. Sì, sì. Minerale fredda. Cioè, praticamente in queste sue lettere in cui comunica al fratello tutta la cura termale che fa, perché prima la fa a Napoli, si fa portare l'acqua da Ischia, poi dice si deve fare 3 anni, poi dice no, è meglio che vado su Ischia perché nel tragitto l'acqua può salire, e fa tutte delle disquisizioni di tipo ipocondrio, sì, sì. Però lui è anche un pragmatico e lo fa perché deve stare bene, il suo lavoro è importante, deve sistemare i figli, il primo pensiero, il familismo di cui ti dicevo, è veramente una personalità a tutto tondo. Grazie. No, un attimo invece mi interessa una cosa direttamente, perché anch'io sto usando le lettere sia per gli aspetti musicali sia poi per quelli scientifici. Io ho notato una cosa, ti chiedo conferma che tu sei l'esperto, la cura con cui Vanvitelli salva il suo epistolario, e io ho il sospetto che sia un culto della personalità costruito già nelle lettere, cioè come se lui avesse scritto al fratello con la precisa volontà di far sapere anche dopo la morte ai posteri il suo punto di vista. Ma io ti rispondo dicendo è sicuramente una linea, no, sicuramente una linea da cercare di praticare. Io ci vedo molto questa esaltazione del gruppo familiare, cioè qualsiasi lettera che tu leggi, tutte le lettere, noi siamo i Vanvitelli, gli altri sono all'esterno e dobbiamo cercare di fare qualche cosa. E quando ho accennato brevemente appunto al ragionamento familistico, in fondo volevo suggerire questo, no? Ora, in termini di antropologia storica diventa interessante, perché o che lui l'abbia fatto come suggerisci tu, per preservare nel futuro Vanvitelli, o anche questo aspetto, diciamo, io che devo fare video, ho l'ossessione di mettermi i miei figli a posto, che è un'ossessione, cioè decisamente, no? Cioè, ma perché succedono? Com'è che succedono? E poi la vera domanda diventa, ma da questo, e qua Galasso ci ha lavorato, ma da questo che Vanvitelli mi dice, come si arriva poi al clientelismo degli anni 50, 60, 70, 2000, 2023, eccetera, eccetera? Questo è un po' l'approccio che mi piacerebbe, cioè che se uno seguisse questo discorso di antropologia storica probabilmente si dovrebbe porre. Cioè, se tu oggi hai un determinato aspetto culturale, qual è la lunga durata di questa cosa? Cioè, da dove parte? Insomma? No, certo. No, naturalmente. No, ma per dirti... No, cioè, io volevo solo aggiungere che da queste lettere
e anche da quelli diciamo più ufficiali che ha pubblicato Gianfrotta, sì, sì, quelli stanno tutte le archivi della Legge, sì, esce fuori anche una forte personalità e un forte ego. Lui era consapevole della sua bravura e infatti il suo cruccio maggiore è che il re Carlo non se l'è portata, no, non se l'è portata in Spagna, non in Spagna appunto, quindi voglio dire una personalità dal punto, da questo punto di vista molto, cioè dal punto di vista delle tue competenze scientifiche, molto da indagare, molto. Questo è molto comune. No, ma è tutto Ciro, Cioè, ecco perché ti dico il discorso della lunga durata. Ma guardi, io chiaramente poi è ovvio che questo ragionamento si perde letteralmente nella notte dei tempi. Noi siamo partiti da Van Vitelli, insomma, per cui ecco, per me la lettura di Van Vitelli, delle lettere di Van Vitelli, chiedo scusa, mi fa venire in mente un aspetto metodologico, che se io come antropologo storico volessi approfondire questo aspetto, ecco, Van Vitelli sarebbe una fonte non da poco, insomma, anzi proprio seria, insomma. Ma più su quello che ha scritto o su quello che ha fatto? Più su quello che ha scritto, dal mio punto di vista più su quello che ha scritto. Sull'egemonia culturale dominante del periodo. Certo. In quel periodo noi ci troviamo di fronte in termini di posizione storica, quella dei rapporti di produzione e della produzione del cibo, tu tieni che sono dei rapporti di produzione che si rispecchiano poi a livello sociale, rapporti di natura feudale. Certo. Se vieni da questo punto di vista, è il non plus ultra, certo, alla dimensione dall'economia agraria fino alla dimensione filosofica. Però tu mi hai stimolato poi non ho interrotto perché qua sono i tempi sono molto limitati, vedo a Pietro che lo usate quasi a tempo. Allora, rispetto a questo, definire in quale filone di egemonia culturale è inseribile l'azione di Van Vitelli va oltre. Sono assolutamente. Va oltre, perché il ruolo che Van Vitelli è un elemento ipostatizzato rispetto alla cultura dominante che ci stava qui nel casertano, che poi trascendeva dai monti dal Matese, che però va in una direzione di modernizzazione del sistema economico, in direzione, come dire, borghese e capitalistico. Questi sono dei primi passi, come viene concepito. Tanto è l'attacco che fa Van Vitelli, che sono proprio ai residui feudali che erano fortemente dominanti all'interno delle campagne che poi, se andiamo a vedere. Quindi la Reggia diviene, la sua opera diviene una vera e propria rottura degli equilibri feudali che sottendevano la società in questo contesto. Poi dopo, una volta che è stata completata l'opera, una volta che poi sono andati via i Borboni, è andato via pure tutto il tasso di innovatività che avevano messo Carlo III e successivamente, poi tutto è crollato, per cui l'operazione di Van Vitelli degrada in una questione meridionale sempre più accentuata, sempre con maggiori, certo, sacchi di povertà e sempre con comportamenti culturali che poi sono molto simili a quelli dei contratti matrimoniali. Perché in quei contratti matrimoniali non trovi la differenza di classe, ma trovi la differenza dei rapporti feudali, è chiaro, la donna come oggetto che viene vista. Comunque io mi taccio, scusami, tu mi sei recitato. Grazie. Mi autopresento,
qui intervengo come sì, faccio come se fossi esatto. Allora, vediamo se ce la faccio. Come operatore del planetario di Caserta, astronomia misura del tempo a Caserta. Come al solito è più una tragedia, perché sono più le cose che non si trovano, però velocemente provo a raccontarvi questi fattarelli qui, e cioè lo stato dell'arte e quali orologi ci sono, dove ho trovato scritto gli altri orologi che mancano. Ok, qualche parola, perché sennò non ci capiamo. Sistema orario francese, quello che usiamo noi oggi, in Italia la prima affermazione è 20 novembre 1749, Francesco I Asburgo-Lorena in Toscana, Granduca di Toscana, la mezzanotte e l'inizio del giorno, le 24 ore. Meridiana non è la stessa cosa di orologio solare, l'orologio solare misura le ore, la meridiana è la misura del mezzogiorno, che è cruciale in astronomia, perché ti dice dove sei, sapendo anche l'ora. Il quadrante è quello che sappiamo tutti, e la particolarità però è che quando si costruisce un orologio solare si ha bisogno, siamo andati un po' più avanti di quello che volevo, perché questa cosa non si controlla, ok, eccolo qui. Il quadrante può essere orizzontale, verticale oppure obliquo. La parete declinante significa la parete a faccia sud, allora gli orologi solari li sa fare pure Pietro e pure Luigi Vabitelli, altrimenti diventa dura la cosa. Orologi solari a Caserta esistono ancora, la fontana dello Zampillo, quella detta Margherita, sono foto di inizio secolo, vedete quel cippo lì, quello lì è stato anche restaurato e oggi è così e c'è l'orologio solare sopra. Questa qui invece, ops, sì, eccolo qui. Questa qui invece è una povera meridiana, notate che è in Ardesia e in Ottone, probabilmente viene dall'appartamento del principe Francesco figlio di Ferdinando, ed è citato nell'inventario dell'appartamento vecchio nel 1799, ed era finita sul tavolo di un funzionario della Reggia dopo che gli operai l'avevano distaccato dalla facciata, perché è stato spostato al secondo piano del palazzo in epoca non precisata. Io ero andato lì per chiedere di vedere gli strumenti in archivi che avevano in deposito, e lui tira fuori da una busta, proprio una busta, dice: Pietro, guarda, mi ha appena staccato questa, ma secondo te che cos'è? E vabbè, adesso tutte e tre sono state messe sotto bacheca nella sala che precede la sala da letto cosiddetta di Ferdinando, nell'appartamento vecchio, ancora dopo 7 anni dalla pubblicazione del lavoro, senza didascalia. Quindi tu ci passi davanti e non sai cosa è. Questa è la più importante, quella di Bonaventura Bandieri, 1818, è davvero un pezzo straordinario anche proprio lì. Allora, Luigi cosa dice? Napoli 22 novembre 1757, il re vuole da me a Persano un orologio a sole. Se non avessi il Bion che dimostra la costruzione, sarei alquanto imbrogliato, cioè per la serie non so dove metterci le mani. Tenete presente che negli studi di Vabitelli non si cita proprio il rapporto con l'astronomia, e anche lo stesso libro Bion non è citato nella biblioteca di Vabitelli. È un testo anziano rispetto a Vabitelli, risale a 60 anni prima. Come avrebbe fatto l'orologio a Persano? Così, perché Persano non ha un orientamento nord-sud come palazzo, il palazzo declina verso est di circa 30 gradi, e quindi più o meno l'orologio, come fa vedere Bion, doveva venire così. Più o meno come gli orologi di Carditello, che però sono fatti da Cassella molto dopo, nel 1792, che sono stati per fortuna meritoriamente restaurati. Un orologio invece perduto, perché? Perché lui dice, sempre relativamente a Persano, non c'è più questo orologio, attenzione, domani sabato vi vado a Caserta per tornare quindi domenica in Napoli a dare una lista prima di andarmene a Persano, tanto obbligato, 3 giorni dopo, quella lettera, 3 giorni dopo ha tanto brigato che sono divenuto franco nel fare l'orologio a sole, cioè ha imparato a fare gli orologi solari. Sono costruzioni geometriche che per un architetto non dovevano creare problemi. Ma che succede? Io trovo un documento nell'archivio storico della Reggia in cui tutto questo risale al 1765. Può essere che si sia sbagliato nella stesura del documento, non credo, perché come dire, è un atto, è un volume di lavori, 424. È la sede della ferreria, cioè il Pallatini, Antonio Pallatini dice, qua è venuto Vabitelli e ha voluto l'orologio.
l'ognomone per l'orologio, cioè il bastoncino di ottone. No, 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 la serie della ferreria. Sì, cioè sono i conti della Real Ferreria di Caserta in cui Antonio Palladini segna giorno per giorno, mese per mese, quello che gli fanno lavorare, quanto ferro gli arriva, quanto esce, chi arriva, cosa gli chiedono, cosa vanno cercando. Guardate, fa un ognomone in ottone, la sua vite di sotto, la scruffola, cioè questa vite fatta diciamo a forma di ghianda, e serve per denotare le ore. Chiaramente è un orologio orizzontale, questo è il documento. Archivio storico Reggio di Caserta. Quindi un orologio più o meno come questo, perché Vanvitelli lo dice, faccio un orologio verticale e un orizzontale per Persano. E poi è passato qualche giorno, è sfortunatissimo perché a Persano addirittura c'è un'alluvione, crolla il ponte, poi lo ricostruirà proprio Vanvitelli. Il 10 dicembre il sole non fa la grazia di farsi vedere per orientare l'orologio, perché tu puoi farlo prosciso quanto ti pare, ma se non esce il sole non lo puoi orientare verso sud. Si è dovuto segnarlo sopra una lavagna sottile e storta. E a me viene da pensare, quella non è sicuramente fatta per Persano, credo. Però ecco, era, io ritenevo una cosa eccezionale. Poi leggo nelle lettere queste, evidentemente, come dire, era usuale farlo su lavagna. Però lui la vuole far fare in lastre di marmo, e, perché lui piacciono le cose precise, ordinate. E poi, non contento di ciò, dice, ma ho fatto 3 giorni di studio per imparare a fare gli orologi, ma non me ne faccio uno per casa. E quindi, sì, 31 dicembre, non ho potuto fare la meridiana, ne farò un altro qua in Caserta, è rientrato a Caserta finalmente, per mio uso alla mia abitazione, e un altro per il re, da mettere nel gabinetto del re. Quale gabinetto? È quello del Palazzo Vecchio, perché come ricordava Rosaria, la Reggia all'epoca era il Palazzo Vecchio di Caserta. Dove è la casa di Vanvitelli? Qui. Questa è una mappa, è il particolare zoomatissimo della Rizzi Zannoni del 1784. La casa di Vanvitelli è lì all'incrocio tra la strada di Sant'Agostino e la strada che poi conduce al Trivio. Nella mappa successiva, quella del 1857, io ho segnato quel punto perché Vanvitelli, per fare un orologio, la casa di Vanvitelli oggi segnata con lapide è quella verso la facciata di Sant'Elena. Ma attenzione, lì il sole non ci arriverebbe mai perché è verso nord. E si è tanto discusso sul fatto che invece la facciata storicamente attestata, cioè quella con le colonne, il palazzo con le colonne, non fosse la casa di Vanvitelli. E invece credo proprio che questo affacciasse da tutte e due le parti, se no l'orologio non lo poteva mettere, perché se non c'è l'affaccio verso il sole, anche un pochino, tu l'orologio a sole non lo fai funzionare. Ecco qui, questa dovrebbe essere la casa, quindi non quella con le colonne, ma quella a fianco. Questa invece è la casa attestata attualmente con tanto di lapide. Palazzo Vecchio, ne abbiamo parlato prima. Dove era l'orologio? E guardate, adesso non ho il puntatore, se no faccio disastri. E nel cortile, la facciata gialla del cortile non era verso la strada, era dove vedete quell'albero nel cortile, dove nel 700 e credo ancora fino al 900 c'era una terrazza con una scala che scendeva al giardino, c'era la loggia, l'orologio era lì. Mi sono guardato il progetto di Carlo Vanvitelli del 1775, ecco, là dove sta l'albero era l'orologio. Con un po' di pazienza ho ricostruito dove erano gli ambienti, nessuno si era preso sta fastidia. La cappella è lì, la sala del biliardo è lì, e perché so che l'orologio è lì? Perché l'inventario del 1799, dove dice che l'orologio a sole ancora? Nella loggia coperta d'occidente, alla faccia del muro verso mezzogiorno della stanza del biliardo. Purtroppo la stanza del biliardo e la loggia sono state abbattute e quindi ci siamo persi l'orologio a sole di Vanvitelli, che più o meno doveva essere così, perché quella facciata è esattamente a sud. Questo è sempre da Bion, eh? Quindi se lui ha studiato da lì l'avrebbe fatto così. Questo è un orologio che esiste, ma è solo dipinto. Lo so, è un luogo praticamente inaccessibile, infatti ringrazio Maria Carmen Masi, che un giorno mi dice, guarda Pietro, c'è questa cosa, ma che è? Maria Carmen è una meridiana, è un orologio a sole, ed è nella stanza di Toletta, nel bagno, non nella stanza di Toletta, di Maria Carolina, è uno di quegli ambienti piccolissimi che purtroppo non si visitano in Reggio. Orologi meccanici a Caserta, questo è il campanile della chiesa di Casole, era la chiesa arcipretale di Caserta, l'unica collegiata di Caserta.
Cosa notate di strano nel quadrante? Non solo. No, ore italiche significa un'altra cosa. Ore italiche per essere. Ore italiche significa che il giorno, il computo delle ore inizia mezz'ora prima del tramonto. Dopo il tramonto, chiedo scusa. Però è a 6. Questo pre è a 6 ore, è un orologio a 6 ore. Misura le ore, ma non c'entra con il sistema di misurazione. Questo misura quando manda al tramonto. Non necessariamente, no, perché è usato anche dopo, e vi faccio vedere con grande sorpresa. Esattamente. Lo mette nella dichiarazione di disegni, guardate che cosa lui usa. Lui è modernissimo, in una torre mette le ore francesi, esatto, e nell'altra l'orologio a 6 ore. Però non è nell'ottica delle ore italiche, qui il problema è un altro. Sì, d'accordo, ma infatti perché era stato introdotto dopo, però il problema è un problema meccanico, cioè fare un orologio con una lancetta che devi dividere in 12 invece che in 6 è molto più sofisticato, e infatti vi risparmio i documenti di archivio. Questi sono gli altri orologi di Caserta, questo è il più bel palazzo del 600 a Caserta, in condizioni disperate, a Centurano, Palazzo d'Elena, guardate che meraviglia di quadrante c'è. Nel lavoro che ho pubblicato qualche anno fa li avevo datati alla prima metà del 700, mi sto orientando su una datazione un po' successiva, perché? Perché dai documenti credo di poter dire che sia un poco dopo. Questo è quello di Falciano. Falciano era la chiesa di appoggio del vescovo di Caserta, che aveva il palazzo poco più avanti. E questo è quello di San Leucio. 1777 il primo documento, si continua fino al 1816, e qui la cosa interessante, cioè i nomi degli artigiani che lavoravano questi orologi. Paolo Minucci di Napoli, che cosa trova che non funziona? L'orologio è fermo e non suonano le campane. Ma perché serve l'orologio? È solo per un gusto del re? No! Per cui i fatti di individui addetti al real servizio sono nell'incuranza, per cui tutti gli individui rispettivamente addetti al servizio sono nell'incuranza delle ore, cioè questi non sanno come regolare il lavoro a San Leucio, è un fatto proprio brutalmente utilitaristico, non il lusso del re di sapere l'ora. Altri nomi, Gennaro Lista da Napoli, qui deve fare dei lavori alla ventarola, la ventarola è la parte che regola il meccanismo, è proprio una ventola, e la suoneria dell'ora, eccetera, cioè qui si scatena un putiferio di pazzi, perché questo operaio fa dei lavori in più e non li fa nella Real Ferreria, e per cui inizia tutta una polemica, perché non li hai fatti lì e li hai fatti fuori, e la pratica dura un sacco. Questa è la tipologia di funzionamento di un orologio, c'è qualcosa che muove, il motore, il flusso, c'è un regolatore che è il pendolo, c'è lo scappamento che sono le ancore, brutalmente le ruote, lo scappamento è il dente che blocca i ruotismi, quindi il contatore, c'è il quadrante che segna le ore e poi ci sono le suonerie. Questi perché le parole che vedete, come dire, scorrere hanno un uso preciso, si lavorava il ferro. Lavorano un orologio meccanico al Palazzo Vecchio, anche questo siamo stati capaci di perderci. E guardate che dicono l'orologio grande della torre, quindi se dicono grande ce ne sarà stato anche uno piccolo. Però quello piccolo non si ripara, questo invece iniziano a ripararlo dal 1769, quindi sicuramente esisteva in quell'anno, se esistesse anche da prima, non lo so. Cosa fanno? La ventarolla, due molle, anche qui si scatena una pratica infinita negli anni successivi, perché questo Giuseppe Molinar pretende di lavorarle fuori dalla Real Ferreria. E la spesa scende a 8 ducati a 40 e incomincia tutta una diatriba, perché tanto e perché che cosa hai fatto e documentaci le spese, e questo orologio sopravvive, vi risparmio la questione. E molto più avanti nella pratica emerge che l'orologio esiste già dal 1765 e chi lo manutiene è Andrea Uzzo di Caserta. Uzzo è un cognome molto casertano, di Caserta Vecchia, di Pozzo Vetere, quindi evidentemente anche a Caserta sapevano fare gli orologi meccanici. E poi Carlo Iannelli, che è un operaio della Real Ferreria, Iannelli è un altro cognome molto capuano casertano, ma vedete sa fare a comodi di poco conto, a detta di Antonio Pallatini, che è quello che governa la Real Ferreria. E l'orologio è ancora lavorato da Niccola Lamanna, guardate che di questi nomi e cognomi ho solo queste attestazioni, non trovo nient'altro. Quindi è tutto un campo da esplorare. Sì, siamo arrivati.
Dove era questo orologio? Quello è il Palazzo Vecchio, in una cartolina probabilmente poco dopo il 1879, perché c'è già la Banca d'Italia, non c'è traccia di dove fosse, probabilmente era proprio in faccia alla torre principale ed è andato perduto, probabilmente quando si sono spostati poi al Palazzo Nuovo. Fate conto che il Palazzo Nuovo è già abitato dal 1700, probabilmente 77-76, anche se i lavori al Palazzo Vecchio continueranno per molti, molti anni. Ancora Carlo Vanvitelli farà tanti lavori, perché sarà utilizzato come residenza secondaria per tante persone della corte. Ultime due cose, due uomini. Questo ringrazio Rosa Condello, che mi ha andato a recuperare la notizia che non potevo in archivio storico diocesano, perché il trattato è un trattato di fisica, parte generale, scritto da un casertano, Nicola Di Lucca. Che fa questo? Insegna nel seminario vescovile di Caserta. Quando? Io ho messo un disegnino di terra e luna. E la questione era questa, che non trovavo quando fosse nato, e l'altro ieri mattina finalmente è uscito nei processi sacerdotali e nei registri parrocchiali. Ringrazio anche gli amici dell'archivio storico diocesano, che Nicola De Lucca è nato a Torre il 3 novembre 1756 da Pasquale Ursula Corvino e inizia la carriera sacerdotale nel 1770, quindi probabilmente lo ordinano sacerdote nel 1776-77, e quindi il trattato dovrebbe essere 1780, l'avrà fatto per, come dire, per presentarsi bene sul luogo di lavoro, visto che l'hanno nominato lettore. Come al solito, molte mancanze, sono davvero spiccioli di scienza, di astronomia a Caserta, ma vi lascio con questa cosa, che poi, come dire, ripercorreremo nello spettacolo che stiamo preparando per Napoli 28 aprile 1769. Giovedì dovrò ritornare a Portici, come feci l'ultimo passato, dal marchese Squillace a pranzo, perché egli mi aveva dato il disegno di un quartiere di fanteria già mezzo fatto in Capua da questi ingegneri militari, li quali sanno di architettura come io so di astronomia e di calcolo differenziale, dice Luigi Vanvitelli. E questo, tenete presente, 1769, 12 anni dopo aver fatto gli orologi di Persano. Ebbene, noi stiamo tentando una ricostruzione dell'astronomia a quel tempo, perché stiamo costruendo con Carla Bassarello e Luigi Di Antonio Smaldone uno spettacolo che sarà inaugurato qui a Caserta e che poi resterà nell'offerta del planetario di Caserta, cioè astronomia al tempo di Vanvitelli. Grazie a tutti. Sono stati i tempi. Grazie a tutti, io vi ricordo soltanto il prossimo appuntamento al Museo Michelangelo, mercoledì 5, la mostra sarà visitabile dalle 16 alle 20, ci saranno stampe, questo disegno che io ho attribuito qualche tempo fa a Luigi Vanvitelli, ma ne sono ragionevolmente sicuro, d'altra parte non c'è stata nessuna smentita in 10 anni. È pubblicato sulla rivista di Terra di Lavoro con, credo, 700 visualizzazioni. E quando, se saranno pubblicate, finiranno sulla rivista di Terra di Lavoro, quindi fate conto che la scadenza che abbiamo dato agli autori è il 31 ottobre per la consegna, quindi il tempo di fare il referaggio cieco tra pari, quindi sarà grosso modo per gennaio o febbraio del 2024 la pubblicazione. Ce lo farai sapere? Certo, il direttore quest'anno ha organizzato anche degli incontri di divulgazione su questo, li trovate online. Comunque, se vi volete ripassare la lezioncina, noi metteremo la registrazione anche di questa puntata online, quindi troverete sul canale YouTube del Museo Michelangelo tutto il racconto. Vi richiamavo alla mostra dalle 16 alle 20, le relazioni, e poi cominciate a fare passaparola tra gli amici che insegnano, perché adesso è ufficiale la data e anche il luogo, 28 di aprile, Caserta Vanvitelliana raccantata dei giovani,
incontreremo i giovani delle scuole di Caserta che vorranno saperne di più sulla nostra città per qualche aspetto un po' più curioso. Grazie a tutti. Sei uscita a filmare? No, riacceso.